Finale di gara amaro per l'Alma Juventus Fano che si vede raggiungere in pieno recupero dal Vasto Girardi dopo aver accarezzato per oltre 75 minuti la possibilità di portare a casa i tre punti che avrebbero potuto significare la salvezza diretta per i Granata. Il gol del Vasto Girardi invece ci rettifica, un finale di campionato intricato in cui sia l'Alma che i molisani, oltre ad essere chiamati a vincere, dovranno attendere i risultati dei campi delle dirette concorrenti la prossima settimana. Per questo scontro diretto il tecnico catalano decide un approccio offensivo con Vardiale, Herrera e Tortori che agiscono alle spalle di Broso, punta centrale, dirige Vogliacco di Bari. L'avvio è equilibrato, i padroni di casa provano subito a prendere in mano le redini del gioco, ma ad affacciarsi per primi avanti sono gli ospiti, con la punizione di Ruggeri all'ottavo che Zafestas neutralizza in due tempi. Due minuti più tardi l'Alma va vicinissima al vantaggio. Tortori all'altezza del vertice sinistro trova lo spazio per inventare una parabola che scavalca Di Stasio ma coglie il palo. Sulla sfera arriva prima di tutti Broso che però da due passi manda incredibilmente alto. Il Fano insiste, al 18° trova il vantaggio. Vardiale pesca con un traversone lungo l'inserimento di Zanni che trova la deviazione verso la porta. Di Stasio ci arriva ma respinge corto, sulla palla si avventa Tortori che non fallisce il tap-in dell'1-0. Trovati il vantaggio, i ragazzi di Catalano provano ad amministrare mentre il Vasto Girardi fatica ad organizzare la propria reazione. Come se non bastasse, il tecnico Prosperi perde in rapida successione Minchillo e Donatelli e deve ridisegnare l'assetto e la propria formazione. La prima frazione prosegue senza altri sussulti fino a poco prima del riposo, quando su azione di corner Herrera centra per la testa di Vavassori che colpisce bene, ma Di Stasio evita il 2-0 con un ottimo riflesso. Dopo l'intervallo l'Alma nasce negli spogliatoi ma ne è già ammonito per far spazio a Carcalis mentre Prosperi riorganizza i suoi che mostrano subito l'intenzione di cambiare l'inerzia della gara. Al sesto ci prova Guida che dopo aver trovato spazio sulla sinistra libera il destro verso il palo lontano, Zafestas ci arriva e respinge. Due minuti dopo è Salatino a provarci al termine di un'azione insistita ma la sua conclusione centrale viene neutralizzata dal portiere di casa. Il Fano contiene la sfuriata ospite e riesce a prendere le misure al Vasto Girardi che continua a spingere trovando però pochi varchi, mentre l'Alma riparte senza troppo convinzione anche se va vicina al raddoppio al 69°, quando dopo una bella azione sulla destra di Vardiale contenuto a fatica il pallone arriva a Broso che cerca il palo lontano ma trova ancora un Di Stasio attento che devia. Il Vasto Girardi non si dà per vinto e si riversa in avanti ma viene salvato ancora dal proprio portiere che esce tempestivamente sui piedi di Vardiale all'83°, arrestando l'azione personale dell'esterno granata. Poco prima era stato espulso il tecnico di casa catalano, mentre in campo la tensione continua a restare alta, l'Alma si difende con tutti i propri effettivi mentre i molisani si gettano in avanti e vengono previati al 95° nel convulso finale. Il Fano reclama un fallo su Carcalis, Vogliacco lascia correre, Alagia trova il fondo e centrabasso dove ne è entrato Buglia, riesce a deviare alle spalle di Zafestas per l'1-1. La rete fa saltare i nervi ai giocatori in campo e a farne le spese sono Salatino, espulso dalla panchina, e Tortori che si vede sventolare davanti dal fischietto pugliese il rosso diretto. Negli spogliatoi le dichiarazioni di una mano catalano e del presidente del Vasto Girardi, Andrea Di Lucente. Ci fa male, però dobbiamo essere subito pronti a ripartire. Abbiamo fatto un'ottima gara. Non è andata come volevamo, c'era la possibilità di chiuderla, però la squadra ha fatto quello che doveva fare onestamente. Penso che veramente è una beffa che fa male, però ribadisco, bisogna essere duri in questo momento, mentalmente, pronti ad andare a giocare l'ultima partita. Anche qualche danno oltre la beffa, no? Perché l'espulsione di Tortori, se non sbaglio anche di Casciu era diffidato. Di Casciu era diffidato, Tortori ha preso un rosso diretto che dobbiamo gestire meglio certe situazioni, capisco bene, perché lui è un volitivo, è un passionale, però probabilmente avendo un rosso diretto prenderà due partite e il danno è un danno importante per noi vista la qualità del calciatore, ma chi giocherà si farà trovare pronto. Abbiamo diversi obiettivi, il primo, quello più bello, sarebbe quello di salvarci direttamente, ma poi c'è un altro obiettivo che è quello di arrivare nella posizione di classifica migliore, che è un obiettivo importante e quindi anche dobbiamo fare
una bella settimana per arrivare carichi per domenica. E quello che sta succedendo alle ultime partite è qualcosa di vergognoso. Chi vince il campionato trasforma in una festa da parte loro le altre partite e costringono noi che facciamo sacrifici, scusate, ci facciamo il culo tutto l'anno a essere sbeffeggiati da loro, come la partita di domenica scorsa che hanno giocato o non hanno giocato con col Castelfidardo e oggi idem in quel di San Nicolò. Quindi spero che qualche riflettore lo facciamo accendere su queste partite. Domenica ne hanno un'altra, se vogliono andare a fare un'altra scampagnata domenica e a rimetterci tutto il calcio italiano, ma tutto il calcio di questo girone, perché è assurdo che Vasto Girardi, Fano con 45 punti si ritrovino a fare forse, anzi molto probabilmente una delle due, se non tutte e due, i play-out. Nessuno poteva crederci se a inizio campionato mi dicevano tu quest'anno fai 45 punti e vai a fare i play-out. Quindi quello che sta succedendo, la Recanatese non sta onorando neanche la bella vittoria che ha fatto, perché fino al momento in cui ha giocato a calcio meritava e ha meritato di vincere il campionato. Poi non mi venissero a dire che mancano gli stimoli, che festeggiano dopo l'allenamento tutte le partite mangiando e bevendo, no, perché il campionato si onora sempre fino alla fine.